Ciao, sono Cristiano Libardi e questo è Ballo un par TV. Bentrovati. Oggi parleremo di api. Guardate qui dietro che bel allestimento. Simpatico, ideale per i primi compleanni e mettiamoci subito al lavoro. Adesso realizzeremo questa simpatica apina. Ma prima vi faccio vedere alcune novità. Primo palloncino da farvi vedere è questo che abbiamo appena gonfiato ed è di Grabo. Anche questa molto simpatica, la andremo ad applicare qui dietro con un palloncino modellabile. Giriamo intorno alla valvola e facciamo, ed eccolo qui. E adesso con il modellabile andiamo ad applicarlo qui dietro. Altri due palloncini, questa volta di Qualatex, uno in foil e poi la nostra classica bubble, anzi deco bubble da 24, senza valvola, quindi potete inserire all'interno un palloncino con molta facilità. Li abbiamo qui gonfi e ve li facciamo vedere. Eccola qui la nostra apina in foil e la bubble 24 pollici. Poi abbiamo anche altri palloncini, un 18 pollici, e qui di Anagram, quest'altra simpatica apina, e poi importante anche questo bellissimo esagono disponibile sul nostro sito, qui sotto troverete il codice. E veniamo ora alla nostra composizione. Ingredienti. Vediamo un po' cosa utilizzeremo oggi. Due palloncini di due neri, ovvero 160. Due palloncini di quattro neri, ovvero 260. Un di sei bianco, sarebbe il 360. E due di sei gialli. E per terminare, due palloncini a forma di cuore versione shiny. Naturalmente troverete gli ingredienti alla fine di questo video, quindi procediamo. Prima parte della nostra apina, le zampine. Iniziamo con un D2 nero. Ecco qui, adesso gonfiamo due di sei gialli.
di 6 e lo inseriamo all'interno di due segmenti delle zampine nere. In questo modo uniamo i due di 6. Adesso prendiamo uno dei due di 6, lo facciamo passare dietro le zampe ma davanti al pinch e anche dall'altro lato dietro alle zampe e uniamo qui. Ecco qui. Prendiamo un di 6 bianco per gli occhi. Di 2 nero per gli occhi. Un di 6 giallo per il nasino. Uniamo i due pezzi, occhi e naso. E li vado a inserire qui in mezzo. Uniamo corpo e occhi. Adesso andiamo a lavorare sul D6 creando la bocca. Inizia a vedersi qualcosa. 2 di 4 per le antenne. Due cuori per le nostre ali. Ed ecco qui la nostra pina, adesso un po' il pennarello. Terminata. Simpatica, eh? E siamo giunti al termine di questa puntata.
utilizzati oggi. Qui sotto al video troverete un link e mi raccomando, iscrivetevi al canale e un bel like a questo video, cliccate sulla campanella per essere aggiornati quando pubblicheremo i nuovi video e commenti qua sotto, noi vi risponderemo. Alla prossima, ciao!